Prego, prego. Allora, appunto come diceva la professoressa, il libro è un breve saggio illustrato che racconta della mia esplorazione all'interno di questo luogo specifico che è il Parco Chigi di Gariccia. Il saggio si configura a tratti come un dialogo perché inevitabilmente tratta della mia esperienza personale della quale riporto alcune osservazioni. Il Parco Chigi di Gariccia si sviluppa a partire dal centro storico della città e si estende per circa 28 ettari a nord del grande ponte monumentale costruito nel 1800. Da questa incisione ottocentesca si può vedere il ponte, parte del parco, il palazzo Chigi al quale il parco è annesso e la cupola di Santa Maria Assunta in cielo progettata da Bernini. Il Parco Chigi nasce come bosco dedicato al culto di Diana. Durante il tardo medioevo viene organizzato in parte in appezzamenti coltivati e poi diventa proprietà privata dei signori di Gariccia. Appartiene prima alla famiglia dei Savelli, poi alla famiglia dei Chigi e infine, sul finire degli anni 80 del Novecento, è ceduto alla famiglia di Gariccia. Quindi in questo momento il parco fa parte del complesso museale del Palazzo Chigi. Questo è una piantina della configurazione attuale del parco per come io l'ho esplorato. E, per me questo luogo è stato interessante proprio perché si tratta di un parco storico che è stato lasciato fin dalla sua perimetrazione, che avviene attorno al 1500, ma anche nelle epoche precedenti, allo stato selvaggio. E dunque raccoglie dentro di sé tutta una serie di testimonianze storiche e naturalistiche che lo rendono un luogo estremamente stratificato. Al suo interno ci sono reperti archeologici romani che provengono dalla vicina di Appia, ci sono ruderi di edifici medievali, resti di antiche strade e una serie di fontane e di vasche come questa realizzate durante il 600. La mia ricerca si configura come un processo di scoperta continua del luogo e segue quindi i passi della mia esplorazione fisica all'interno del parco e anche molta della documentazione testuale e iconografica che su questo luogo è stata prodotta. Ho esplorato il parco per molti giorni, tra una sessione di visite e l'altra trascorreva in circa un mese. Perciò ho avuto modo anche di notare tutti i cambiamenti e le trasformazioni che avvenivano in questo luogo nell'arco di questo tempo. Il racconto scritto e illustrato procede per capitoli che evidenziano dei momenti salienti della mia esplorazione. All'interno di ogni capitolo mi soffermo su una tematica specifica nella quale mi sono imbattuta via via che procedevo nella mia ricerca. E le varie tematiche sono poi ampliate attraverso la lettura del primo saggio. Dopo il primo capitolo, che rappresenta una sorta di discorso storico sul parco, come prima cosa, appena mi immergo nella mia esplorazione, la natura incolta di questo luogo mi suggerisce di riflettere sul significato del non agire umano nei confronti dell'ambiente. Questo parco è stato lasciato appunto incolto allo stato selvaggio per molto tempo. Inizialmente questo era legato alla sua funzione perché il parco era utilizzato come un parco di caccia, un bosco di caccia e si caricava di molti significati sacrali appunto legati al culto pagano. Successivamente però questa decisione di non intervento si è protratta lungo i secoli. E questo tipo di pianificazione territoriale, che è stata portata avanti anche nei restauri più recenti del parco, è basata sull'annullamento di sé e permette dunque a questo luogo di autodefinirsi e di cercare di raggiungere da sé una sua propria identità. L'indugiare nell'azione da parte del progettista e del conservatore del parco crea le condizioni perché questo luogo possa aprirsi a infinite possibilità di definizione. E questo ho trovato che fosse molto interessante. E nel secondo capitolo, che ho intitolato Il Barbuto,
Mi concentro sulla mescolanza e sul dinamismo che si registrano in questo luogo. E qui infatti gli elementi naturali e gli elementi antropici si mescolano in continuazione e natura e cultura creano quindi questo dialogo simbiotico e intessendo una rete di relazioni e connessioni estremamente fitta ed estremamente dinamica. Le forme organiche, le forme dell'inorganico finiscono con l'assomigliarsi e sono forme aperte, sono forme libere e in costante movimento. Un altro concetto che ho trovato importante sottolineare è quello della contaminazione. Ho camminato lungo il perimetro di questo parco, quindi lungo la sua curatura sia all'interno che all'esterno, sulla strada, e questo spazio liminale, questo spazio di confine, è diventato per me un terreno di ricerca nel quale ho potuto registrare il continuo dialogo tra interno e esterno, la continua invasione di campo tra questi due ambienti, tra il parco e il centro storico urbanizzato del Liceo. Il parco è un luogo chiuso perché è un luogo recintato, ma trattandosi appunto di uno spazio incolto, di uno spazio selvaggio e non controllato, i suoi limiti sono estremamente labili e il suo recinto è permeabile, quindi è in realtà un luogo aperto alla contaminazione. E ci sono all'interno del parco molti oggetti che provengono da fuori, dal centro di Riccia, e che sono estranei al parco ma che ne arricchiscono la narrazione e fanno di questo luogo un luogo che si trasforma continuamente. Infine indago la pratica esplorativa in sé e quindi il mio modo di osservare e di camminare, di muovermi all'interno del parco e mi concentro dunque sul rapporto di continuo scambio di informazioni e di suggestioni che avviene tra me e il luogo nel quale sono immersa. In questo saggio il disegno gioca assieme al testo scritto un ruolo fondamentale perché si inserisce appunto nell'azione scritta sia facendo eruzione grafica nel testo sia attraverso delle tavole a doppia pagina. E queste ultime funzionano da narrazione ulteriore al testo scritto perché raccontano delle scoperte fatte nel parco sia attraverso l'osservazione diretta sia attraverso la ricerca tramite documenti. Ho utilizzato la matita come strumento del disegno che lo rende simile a un disegno preparatorio, a uno schizzo preparatorio di un disegno finito. Ho voluto che rimanesse questo senso di disegno preparatorio proprio per raccontare di un luogo e di un'esplorazione che non possono mai essere definiti pienamente. E ogni tavola si compone di tanti disegni a sottolineare la pluralità della visione connessa all'esplorazione del parco. I disegni a tratti si sovrappongono, si stratificano dunque come è stratificato questo luogo e a tratti raccontano di divagazioni di pensiero, tornano all'infanzia e ai pensieri codificati rispetto a un luogo preciso. Dunque, per concludere, testo e immagine, scrittura, la pratica della scrittura, la pratica del disegno e raccontano, cioè tentano di descrivere, fornire una mappa di questo luogo, una mappa del mio percorso esplorativo e tentano di tracciare delle strade, degli attraversamenti all'interno di questo spazio. Grazie. Mi è piaciuto molto la tua capacità di
proprio la, lo, diciamo, tu dicevi non tornare con una ciclicità, le tue visite avevano un'immagine. In questo periodo ti ponevi degli obiettivi per la visita successiva, avevi necessità di, non so, magari riappuntarti qualche punto di visita che era nella tua memoria e non avevi tenuto in, non avevi preso. Ci racconti un po' la tua, il tuo proprio interagire con questo lavoro? Certo. Sì, sicuramente ad ogni visita, ad ogni esplorazione raccoglievo materiale sempre diverso, sempre nuovo, e molte volte mi rendevo conto, anche scattando delle fotografie, che c'erano dei punti, dei luoghi che ancora non avevo esplorato, e quindi mi ponevo l'obiettivo di ritrovarmi il giorno successivo o il mese successivo, e chiaramente c'era sempre qualcosa di diverso, di nuovo, perché comunque è un luogo che si trasforma in continuazione. Molti luoghi, molti spazi all'interno del parco erano irriconoscibili a distanza di un mese, e per questo mi sono persa molte volte, e mano a mano che procedevo nell'esplorazione, diciamo, mi allargavo sempre di più alla scoperta di questo luogo, nel senso trovavo nuove strade, mi aprivo nuovi sentieri. Mi sono resa conto dopo un mese che c'erano delle pecore all'interno del parco, per esempio, che sono state lasciate 2 anni fa a seguito di un set cinematografico, sono state lasciate nel parco, quindi si sono... Si sono state dimenticate lì, e quindi i giorni successivi chiaramente le cercavo, quindi cercavo anche le tracce di queste pecore, e sì, comunque per rispondere sì, chiaramente c'era sempre uno sviluppo ulteriore dell'esplorazione, dell'osservazione, sì. E poi anche il viaggio, perché io abito in Veneto, anche il viaggio è stato importante per me, perché per raggiungere Roma, Riccia, in bus principalmente, impiegavo molto tempo, anche arrivare ad Riccia, visitare anche la città, per me è stato importante per conoscere questo luogo, quindi sono una serie di suggestioni che si sono, diciamo, unite. Se sono tra i tuoi disegni si vede che non hai avuto solo una interazione con l'uomo, ma anche con le persone, sì, del luogo, no? Sì, sì. Come hai spiegato il tuo lavoro? Cosa hai raccontato, no? A magari gente che ti vedeva soffermarti a prendere un punto visivo, piuttosto come ti hanno, come ti sei presentato, come ti avevano, magari se c'era una, un incontro non casuale, non ripetitivo, come ti avevano in qualche modo inquadrato in questo luogo? Beh, per prima cosa ho parlato con delle ragazze di un'associazione, START, che lavora lì ad Ariccia, e loro mi hanno introdotta un po' al parco, mi hanno spiegato un po' come fosse questo luogo, e poi io sono entrata nel palazzo, ho chiesto di poter visitare il parco perché dovevo fare una ricerca all'interno di questo luogo, e dopo sono stata accolta ogni giorno sempre molto tranquillamente, mi dicevano sì sì, tu entra pure, vai, stai attenta a non perderti, e mi raccomando esci prima della chiusura del parco, se no rimani, a meno che tu non abbia una tenda, mi diceva sempre il segretario, poi insomma esci prima che chiudiamo i cancelli. Mi è capitato più volte di rischiare prima. Sì, di entrare anche per parte sì, sicuramente. Del sistema parco, diciamo. Certo. Senta, nella metodologia che ho dato nel corso della teoria, io ho trovato un autore che l'ha citato nella bibliografia, ma che sono due. Uno ha detto non l'ha citato, oppure ci sono dei casi per il bambino tremendo, che è Berger. Oh, che è così? Berger, sì. John Berger, John sì. Berger. Sì, conosce? Sì, certo. Ah, ecco, appunto, perché... Non l'ho scritto? No, non era una critica, ma era curioso, perché... Perché... Però non era sì.
Questo è Nicolò? Sì. Sto scavalcando. No, mi piace molto questa scelta proprio di utilizzare questo stile, no? Così fresco, proprio come se fosse degli schizzi che tu fai mentre le passeggi per il parco. E in parte no, è così, ma in parte poi c'è anche una lavorazione successiva, una trasfigurazione. Questo mi è piaciuto molto. Poi è una mia curiosità, assolutamente un po' di lavoro del genere nasce da un affetto legato ai luoghi dove siamo nati e cresciuti, tu invece abiti da tutt'altra parte, come mai sei affezionata a questo posto? Desideravo spostarmi, desideravo conoscere un luogo diverso, diciamo, principalmente. Poi Federica Iacobelli mi ha parlato di questo luogo quando ho iniziato a ricercare riguardo appunto gli spazi incolti, gli spazi lasciati allo stato selvaggio, e avevo appunto proposto questo tipo di riflessione, di ricerca, e quindi lei mi ha parlato di questo parco e ho deciso di andare a vedere che cosa fosse, e dopodiché mi sono veramente affezionata, innamorata di questo luogo, ho deciso di continuare a visitarlo. Non era legato appunto ad un discorso di affezione al luogo natale o al luogo in cui ero cresciuta, ma era proprio una scoperta, anche questo, anche il fatto di andare a cercare un luogo che fosse lontano da dove abito. Sì. Si percepisce questa mancanza di presupposto nell'arrivare a questo luogo, secondo me, della freschezza anche della scrittura, non solamente della parte illustrativa. Infatti volevo chiederti se puoi qualcosa di più rispetto alla relazione fra la scrittura, che nel tuo caso è già molto pienamente intesa, nel senso barocco, tutt'altro, molto carica di significati, di colori, di immagini, e la parte invece illustrativa. Quale ruolo hai scelto di dedicare una parte piuttosto che all'altra? Allora, la scrittura è stata molto importante per me, perché è stata innanzitutto un appunto, sono stati degli appunti delle mie osservazioni, e ho scritto principalmente ho scritto tantissimo in verità, ed ha funzionato proprio come una sorta di diario inizialmente. Poi mi ha aiutato molto a collegare i pensieri e anche sulla base di quello che io leggevo nel frattempo, delle letture che ho fatto. Quindi ha funzionato proprio come appunto in realtà inizialmente, e il collegamento con il disegno, in realtà io penso che funzionino nello stesso modo, nel senso che anche il disegno rappresenta un appunto visivo, e anche il disegno, come la scrittura, a un certo punto divaga, cioè prende queste strade appunto che non sono segnate, non per forza appunto seguo dei percorsi, ma si frammentano scrittura e disegno, che la scrittura ha delle parti in cui parlo di che cosa sta succedendo in questo momento, e dei momenti invece in cui rifletto sul ho letto questa cosa in questo libro, mi sembra che assomiglia a questo, e divago un po' con i pensieri. E allo stesso modo funziona il disegno, perché è fatto di descrizioni basate sull'osservazione dal vero, e anche poi di divagazioni, di cose che mi ricordo, che ho letto, che ho visto, che fanno parte delle mie, non so, conoscenze pregresse, conoscenze di esperienze pregresse, insomma. Funzionano entrambi così, io penso, in maniera molto frammentata cerco di trovare un collegamento di scrittura e di disegno. Sì. Non so se ho... Sì, sì, sì. Ok. Va bene, qualcun altro molto culturale? No? Grazie. Posso lasciare questi? Grazie.
grazie per averci qui. Va bene, grazie. Grazie.